Mancano ormai solo 13 giorni al voto europeo di domenica 26 e l'intento di questo incontro non è certo quello di aggiungere un'altra voce particolarmente intelligente o particolarmente polemica all'arena pubblica, soprattutto televisiva, a cui stiamo assistendo. Certo, a un certo punto ci troveremo dentro un seggio elettorale, con una matita in mano, e dovremo tracciare un segno. Ma l'ingenua baldanza che muove questo incontro è quello, oltre a offrire elementi di conoscenza del tema per arrivare a un voto con le idee più chiare, è quello appunto di lavorare sulla posta in gioco di queste elezioni. E la posta in gioco di queste elezioni è la persona, ciascuno di noi, di cui anche la politica è parte. La speranza di questo incontro è far sì che quando ci sveglieremo la mattina del 27, voi sapete che anche se il voto è differito nei vari paesi dell'Unione, lo spoglio sarà simultaneo e durerà tutta la notte. La mattina del 27 non ci si trovi sotto lo scacco di un moralismo, dovevo fare di più, di un senso di colpa, è andata come non immaginavo, di un menefreghismo dilagante, tanto non cambierà niente. Vorremmo invece darvi vitamine per una posizione che stia davanti alle varie sfide della storia. Un paio di momenti di riflessione. Nonostante l'Europa abbia garantito a quelli della mia generazione 70 anni e rotti di pace, e nonostante l'Europa sia ancora nel mondo il paradigma per alcuni aspetti per nulla scontati, pensiamo solo al concetto di welfare, sanità, educazione, che in Europa sperimentiamo e che non esiste in nessun'altra parte del pianeta, Stati Uniti compresi, pensavo alla possibilità di libera circolazione di uomini e merci, pensavo all'Erasmus che tanti di noi hanno sperimentato, che i nostri figli sperimentano, pensavo alla sicurezza delle medicine, alla sicurezza alimentare, pensavo alla lotta per l'ambiente, l'ultima decisione presa, la lotta alla plastica, no? Nonostante appunto per alcuni aspetti queste scelte europee siano degli esempi che tutto il mondo guarda, oggi sono considerazioni che lasciano più freddi e ostili per tante ragioni. Eccesso di burocrazia, lentezza nelle decisioni, impressione che la sovranità degli Stati membri europei sia frustrata. Si potrebbe applicare a quanto sta accadendo all'Europa quella riflessione che Don Julian Carrón, responsabile del Comune di Liberazione, ripete spesso a proposito dei valori. In una società dove tutto si sta sfasciando, famiglia, corpi intermedi, la politica rinuncia all'ideale a favore dei like, la cultura non produce più novità, assistiamo alla fine di quel sogno scritto da Kant, un insieme di valori universali slegati dalla loro appartenenza alla storia che le ha generati. Pensiamo ad esempio al valore della solidarietà, che cosa oggi in pratica corrisponde incontrando un altro, al diverso, il migrante. Allora possiamo forse applicare questa stessa degenerazione a cui assistiamo in tanti altri campi, un valore che naviga come una stella impazzita senza più orbita. Europa oggi dove sei, si è chiesto Papa Francesco ricevendo il premio Carlo Magno, e soprattutto Europa dove vuoi andare? Eppure non tutto è per tutto. Mi ha molto colpito poche settimane fa la reazione davanti all'incendio della cattedrale di Notre Dame, che è un simbolo di una delle due anime europee, la greco-illuminista e la giudaico-cristiana. Tutti, dico tutti, non solo i cristiani, ci mancherebbe altro, si sono sentiti interrogati e si sono mossi di conseguenza, chi pregando, chi donando soldi. Poi uno potrà vivere quel fatto come un momento di emozione o nostalgia, un altro fare un lavoro per andare più a fondo e chiedersi come mai la sua anima abbia avvertito lo strappo. Ecco, mi sembra che il lavoro di stasera sia un po' questo, non reazioni emotive, perché in giro ce ne sono anche troppe, ma una azione di conoscenza.
Per fare questo lavoro abbiamo qui con noi, e lo ringraziamo in maniera veramente non scontata, Sergio Fabbrini, che è professore di scienza politica e relazioni internazionali all'Università Luiss di Roma, editorialista del Sole 24 Ore. È uno degli studiosi in materia di Europa più conosciuto del mondo. Ha ricevuto nel 2017 a Ventotene il premio Altino Spinelli. E lo ringraziamo perché in questi giorni ha un'agenda veramente piena, è arrivato soltanto poche ore fa da Denver, eppure ha trovato un ritaglio nella sua agenda per fare questo momento di lavoro insieme a noi. Qual è il metodo di questo incontro? C'era un indirizzo email a cui inviare domande, ne sono arrivate 8, le useremo perché sono domande frutto del lavoro dei vari gruppi, alcuni degli estensori sono presenti, altre domande le riassumerò io. Se ci sarà spazio avremo la possibilità di qualche domanda live. L'incontro comunque diciamo non durerà più di un'ora, un'ora e un quarto. Ho letto recentemente un studio che mi ha molto fatto pensare, che dice che un uomo della mia generazione in una settimana vede tante immagini quanto mio padre ha visto in una vita. Cosa vuol dire questo? Che il nostro approccio alla conoscenza è cambiato ed è un approccio alla conoscenza soprattutto per l'immagine, quindi l'ascolto, come quello in questa sala, la domanda, la lezione, la risposta, ha bisogno di una fatica che affronteremo però appunto entro tempi ragionevoli. Ho detto più o meno tutto di come si svolgerà l'incontro e allora partirei da una domanda, come dire, basica, elementare. A pagina 150 del libro di Sergio Fabbrini, che raccoglie tutti più o meno, oppure una scelta ragionata, immagino, degli editoriali che pubblica ogni settimana su Il Sole 24 Ore, quotidiano della Confindustria, questo libro che si intitola Manuale di autodifesa europeista, che poi troverete anche all'uscita, a pagina 154 di questo libro c'è scritto: questa campagna elettorale, questi giorni, quindi il voto di conseguenza, è la più importante dalla storia della elezione diretta del 79 della Unione Europea in poi. Ecco professore, perché è la più importante, la più importante? Beh, intanto grazie di questo invito, per me è un piacere conversare con voi, discutere in questa bellissima chiesa e dell'Europa, che è la sostanza della nostra vita, e cerco di spiegare perché è la sostanza della nostra vita. Io in realtà sono intellettualmente molto più modesto di quello che Paolo ha detto e quindi vorrei abbassare le vostre aspettative perché altrimenti mi sentirei in imbarazzo. Allora, perché è più importante? Intanto l'Europa nasce da un patto tra alcuni leader politici, De Gasperi in Italia, Adenauer in Germania, Schumann in Francia, che decisero a un certo punto che non si poteva più andare avanti come si era andato avanti fino a quel momento. L'Europa nasce da una tragedia dietro l'altra, da due guerre mondiali, nasce da un conflitto tra la Francia e la Germania che ha seguito perlomeno due secoli di storia. Pensate semplicemente che la Germania che si riunifica, quella del Terzo Reich, celebra in corona il suo imperatore a Versailles nel 1871, cioè nel luogo per definizione della grandezza francese. Quindi l'Europa nasce con questo obiettivo, che dobbiamo addomesticare i rapporti internazionali tra gli stati europei. Noi abbiamo le due guerre mondiali sono in realtà due guerre europee che si sono poi estese, trasferite a livello mondiale. Quindi l'Europa ha una responsabilità enorme per quello che è successo, e quello che è successo ha anche significato il declino dell'Europa.
dopo la seconda guerra mondiale, di fatto emergono due nuove potenze non europee, da una parte gli Stati Uniti e dall'altra parte l'Unione Sovietica. Quindi, di fronte a questo dramma, gente come De Gasperi dice: dobbiamo andare oltre, dobbiamo costruire una qualche federazione che possa tenere sotto controllo gli spiriti illiberali, il nazionalismo egoista, l'aggressività nazionale che hanno continuato a seguire la storia europea. Nasce l'idea della comunità economica del carbone e dell'acciaio nel 1950, ma subito attaccata a questa proposta c'è l'idea di costruire una comunità europea della difesa. Tenete presente che il problema dell'Europa è sempre stato legato alla presenza di una Germania troppo grande per stare dentro l'Europa come un paese come gli altri, ma contemporaneamente non abbastanza grande per giocare da sola sul piano globale. Quindi nasce anche l'idea di creare una comunità europea della difesa. Le due gambe dovevano andare insieme. Nel 1954, proprio qualche giorno dopo che è morto nell'agosto De Gasperi, mi pare che De Gasperi muoia intorno al 18 agosto 54, questo avviene alla fine del mese di agosto, il Parlamento francese vota contro la Comunità Europea della Difesa. È una decisione drammatica per tutti coloro che avevano pensato che finalmente l'Europa si avviava verso una aggregazione che metteva al centro anche la sicurezza politica militare. E quella decisione del Parlamento francese lascia nel disorientamento buona parte delle classi dirigenti europee post-belliche. L'Italia ebbe un'idea, il colpo di reni, come lo definisce uno storico, di creare, di organizzare a Messina una conferenza nel 1955 che dà vita, che prepara i famosi trattati di Roma, i trattati economici, perché di fronte a quella scelta francese si decide di andare comunque avanti sul piano della costruzione di un mercato, che prima è un mercato comune e poi diventa un mercato singolo. Ora, la scelta del mercato, e qui c'è una grande discussione, perché pensate a un uomo, Jean Monnet, un uomo molto importante in Francia, quello che in qualche modo ha contribuito a costruirla questa organizzazione, e d'altra parte è un uomo come Spinelli, che in quel periodo consigliava De Gasperi. Spinelli pensava di dare un impulso politico all'Europa, Monnet invece, di fronte al fallimento francese, decide di andare comunque verso una creazione, verso un impulso di tipo economico. Quando vince la posizione di Monnet, per ovvie ragioni, si arriva a Roma, si fanno i famosi trattati di Roma del 1957 e nasce il mercato. Questo mercato si consolida tra gli anni 60 e gli anni 70 e consente ad esempio a un paese come l'Italia, mi dica se parlo troppo perché io sono, consente a un paese come l'Italia, povero, di emigrati, rurale, di diventare un paese industriale e progressivamente diventare uno dei paesi più industrializzati del mondo. In questa costruzione del mercato c'è una istituzione importante che è la Commissione Europea è una sorta di segretariato che guarda i problemi europei, cerca di portare avanti delle soluzioni per i problemi europei, e poi c'era un Consiglio dei Ministri che doveva in qualche modo bilanciare i governi, il Consiglio dei Ministri dei governi che ovviamente erano seri, che doveva bilanciare le scelte della Commissione, e poi c'era un'assemblea parlamentare nominata dai singoli parlamenti nazionali. Chiaramente l'assemblea parlamentare non contava molto. E quindi il dialogo per la costruzione del mercato è stato principalmente tra la Commissione e i ministri nazionali. Con il 1979, e devo dire con l'impulso italiano, con il sostegno tedesco, ma l'impulso veniva dall'Italia, in particolare di nuovo Spinelli, si va verso l'elezione diretta del Parlamento europeo. Guardate che quella decisione fu contrastata, no? Ci furono opposizioni, ma l'Italia, che viene definito l'honest broker, il mediatore onesto tra i due grandi paesi, Francia e Germania, l'Italia riesce a introdurre il principio dell'elezione diretta. Da quel punto di vista è evidente a tutti che con l'elezione diretta del Parlamento nel 1979 l'Unione Europea non può essere considerata un'organizzazione internazionale come l'ONU o come la NATO, ma diventa un'organizzazione sovranazionale.
prende decisioni attraverso i ministri, non autonomamente, che prende decisioni che influenzano la scelta del mercato e quindi che consentono ad esempio la rete di economie più competitive a creare condizioni per uno spazio dei mercati e a creare le condizioni del benessere. Senza l'Europa l'Italia non sarebbe quello che è diventato. Però nel 1989 e nel 1991 c'è un'altra finestra storica, una giuntura critica come la chiamiamo noi, perché crolla il muro di Berlino e a quel punto col crollo del muro di Berlino si ripresenta la questione della Germania. Nell'ottobre del 1990, il 3 ottobre, la Germania, come si dice, overnight, in una notte, riunifica, aggrega, annessa un altro paese come era la DDR, che era un vero e proprio paese, che diventa, si trasforma in 5 Länder e una parte di Berlino. La Germania, con quella scelta, diventa il paese che non ha più equilibrio in Europa. Voi vi ricordate, i giorni non si ricorderanno, insomma, tutte le cancellerie sollevavano grandi problemi, chiaramente bisognava affrontare il problema della riunificazione della Germania, però come disse Andreotti, una famosa frase che oggi viene ripetuta dagli storici, io amo così tanto la Germania che preferirei averne due. Perché dice così? Perché evidentemente una Germania che diventa un paese di 82 milioni di abitanti, questa Germania non è più tenuta in equilibrio dalla Francia che rimane un paese di 63-64 milioni di abitanti. E lì c'è una importante svolta, perché viene chiesto alla Germania di rinunciare alla propria moneta. La Germania rinuncia alla propria moneta, nasce l'euro, ma in questa nascita dell'euro, poi la politica estera, la politica di difesa, la politica della sicurezza, la politica dell'immigrazione, la politica dell'asilo politico, i governi dicono: bene, portiamo queste politiche a livello europeo, però le vogliamo controllare noi. Allora, per rispondere alla domanda di Paolo, queste elezioni sono le prime elezioni che avvengono dopo un lungo processo che ha portato politiche importanti come quella del finanziario, quella fiscale, quella della sicurezza, quella dell'immigrazione, le ha portate a Bruxelles, ma a Bruxelles le hanno controllate i governi nazionali. Questo controllo dei governi nazionali ha fatto sì che quelle politiche fossero condizionate dal voto all'unanimità, perché i governi nazionali votano all'unanimità, fossero condizionati dalla rivalità tra di loro, e quindi quelle politiche hanno finito per creare un impasse, quasi un dramma, dentro l'Unione Europea. L'Unione Europea oggi si trova di fronte ad gruppi abbastanza forti, abbastanza numerosi, che dicono: ma se l'Unione Europea non decide, non è capace di decidere, si ritorna a casa, si riporta a casa di quelle competenze. È la prima volta che non c'è più una dialettica nel Parlamento europeo tra il centrodestra e il centrosinistra, tra i due grandi partiti che hanno fatto l'Europa, il Partito Popolare Europeo e il Partito Socialdemocratico Europeo. Non c'è più questa dialettica, ma ormai la dialettica è tra chi dice: io voglio in qualche modo andare avanti sull'integrazione europea, e un gruppo sempre più esteso di cittadini in varie parti dell'Europa che dicono: no, noi vogliamo rimpatriare competenze a livello nazionale. Ecco, professore, se fosse la competenza. Ok, ci sono. No, ma io sto sempre in pensiero. Mi colpisce, penso abbia colpito anche voi, sentire questo ruolo così propositivo dell'Italia nel passato, solo due anni fa, che non si è sembrato gli anniversari del Trattato di Roma, di 60 anni. E poi questa stessa Italia oggi invece va in Ungheria, sposa le spinte antidemocratiche e anti-europeiste di alcuni paesi dell'est, pensiamo anche alla Polonia. Assistiamo a una crescita dell'estrema destra in Germania, assistiamo al fenomeno dei gilet gialli in Francia, guardiamo al nostro paese. Eppure non è che si possa dire, non è assolutamente giusto dire così: vabbè, questi sono estremisti, sono fascisti, eccetera, perché questi esprimono evidentemente una posizione di malessere che c'è all'interno dell'Europa. Allora, da dove nasce il sovranismo? È solo una questione economica o c'è un deficit di democrazia nell'Unione Europea?
Ok, allora, intanto il quadro di, tenete presente il quadro che vi ho fatto prima. L'Europa è andata avanti, ma a un certo punto nelle politiche che vi dicevo, che sono quelle che contano, contano i governi nazionali, ma i governi nazionali hanno rivalità reciproche e prendono poche decisioni e quindi le loro difficoltà per le decisioni creano il malessere. Questo è il quadro istituzionale, però dentro quel quadro ci sono diversi fattori che possono spiegare, io credo, e aiutano a spiegare quello che è avvenuto negli ultimi anni, cioè che per la prima volta nella storia dell'integrazione i paesi o gruppi di cittadini non vogliono più andare dentro l'integrazione, ma vogliono ridurre l'integrazione, addirittura vogliono uscire dall'integrazione. Allora, il primo elemento da considerare è quello che è avvenuto in Gran Bretagna nel giugno del 2016. Un grande paese, uno dei bastioni della democrazia liberale, un grande mercato, membro del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, forse la più importante potenza militare dentro l'Europa, decide di lasciare l'Europa. È una scelta veramente drammatica, quasi come il voto del 1954 in Francia. Perché gli inglesi hanno deciso, gli inglesi più che i britannici, perché soprattutto in Inghilterra che ha avuto questa espressione di uscita dall'Europa, perché gli inglesi non hanno mai aderito pienamente e politicamente al progetto europeo, non si sono riconosciuti in quel patto di Gasperi, Adenauer e Schuman, e hanno pensato che l'Europa fosse principalmente un mercato. Poi in realtà, quando hanno fatto i conti con l'Europa, come stanno facendo in questi due anni, si sono resi conto che non si può uscire da quella interdipendenza del mercato. Ora, quindi questo mi consente già di dire un punto importante. Noi europei, che abbiamo inventato con Westfalia nel 1648 lo Stato territoriale, abbiamo esportato questa tecnologia, lo Stato, in tutto il mondo, noi europei di fatto siamo entrati con l'integrazione europea dentro un processo che ha superato lo Stato. Se posso dirlo in modo netto e chiaro, non c'è più lo Stato nazionale, quello Stato che abbiamo studiato a scuola, i Garibaldi, Cavour, eccetera, non ci sono oggi gli Stati membri dell'Unione Europea. Cioè l'appartenenza all'Unione Europea che ti dà... Esatto, cioè noi abbiamo una tale interdipendenza economica, culturale, sociale, civile, che non è possibile pensare... Io ho un grande rispetto della mia Bretagna, mi sono formato, ho studiato a Cambridge, il fallimento della classe dirigente inglese è di non aver capito che non si può uscire dall'interdipendenza. E quello che sta avvenendo oggi, a quasi tre anni dal referendum che ha deciso di uscire dall'Unione Europea, sono costretti a organizzare le elezioni e non sanno ancora come venirne fuori. Dicono che forse a ottobre, forse l'anno successivo, bloccando di fatto l'intero continente. Ora, questo secondo elemento è un elemento importantissimo, perché da un lato mostra il malessere, ma qui siamo di fronte comunque a un paese che ha sempre dichiarato la sua estraneità all'Europa, che è stato educato all'estraneità all'Europa. Ricordo che alcuni anni fa insegnavo ad Oxford e uno storico di Oxford, che l'altro è stato scritto anche in Italia, si chiama Timothy Burton Ash, ha portato in una conferenza come questa il libro di geografia che lui studiava quando era alle elementari, e ha portato le cartine geografiche. Nelle cartine geografiche c'era la cartina geografica dell'Atlantico, in cui c'era l'Europa da una parte, gli Stati Uniti dall'altra, e proprio in mezzo all'Atlantico la Gran Bretagna. Quindi i ragazzini inglesi erano stati già educati, non che la Gran Bretagna fosse dietro lì, dietro l'angolo, ci sia una manica, un pezzettino di acqua, no, in mezzo all'Atlantico, come se fosse una cosa separata dall'Europa, per vedere, per farvi capire come c'è questa idea, no, in quel paese. Però dopo Brexit, come si fa a riproporre l'indipendenza nazionale? Quale paese può pensare di uscire fuori dall'Unione Europea, dato che neppure la Gran Bretagna, con quella sua tradizione imperiale, con quella sua cultura, con quella sua, se posso dire così, saggezza delle classi dirigenti, ripeto, con grande rispetto, non è riuscita a farlo. E qui c'è, tra il 2016, che cerco di seguire in questi articoli, io faccio di mestiere lo studioso, il mio dovere sociale e pubblico è quello di spiegare, non di prendere posizione. E questa è la cosa che
vorrei fosse chiaro le mie, il ruolo che noi dobbiamo fare come studiosi è restituire il tempo che dedichiamo agli studi ad un pubblico più vasto. In questo senso cerco sempre di raccontare come stanno le cose, poi uno di voi deve decidere su quale posizione mettersi. Ma dopo Brexit, come si fa a rimanere nazionalisti nel senso dell'indipendenza? Qui c'è una progressiva trasformazione del nazionalismo in quasi tutti i paesi europei, in particolare nei paesi che hanno acquisito la sovranità nazionale molto recentemente, cioè i paesi dell'est Europa, si trasforma questo nazionalismo in sovranismo. Il sovranismo che cosa consiste? Consiste nel fatto che io riconosco che non posso più uscire dall'Unione Europea, almeno per adesso, e cerco di fare un lavoro dentro l'Unione Europea per svuotarla delle sue competenze e portare quelle competenze a livello nazionale, in particolare quelle politiche come l'immigrazione, che sono di cruciale importanza. Ora, questo spiega perché l'Europa è in difficoltà. Ma se posso fare un'osservazione, poi andiamo alla prossima. Perché l'Europa è in difficoltà? Perché anche gli europeisti, quelli che dicono no, l'Europa deve andare avanti, hanno commesso un errore di nobiltà, di intenti, eccetera, che è l'errore di pensare che tutti i paesi europei andassero nella stessa direzione, verso quegli Stati Uniti d'Europa di cui parlava Spinelli nel 1941 nel manifesto di Ventotene. In realtà molti paesi sono entrati in Europa con delle finalità diverse. Pensiamo ai paesi dell'est Europa, sono stati sotto il tallone sovietico per più di 40 anni. Ritrovano finalmente la loro sovranità nazionale e immediatamente entrano in un'organizzazione che gli chiede di rinunciare alla sovranità nazionale, di diventare sovranazionale. È evidente che questo meccanismo non poteva funzionare. Io allora, rappresentai una voce di dissenso verso un allargamento che era stato fatto su me in modo troppo sbrigativo e non consentiva di valutare delle fasi e delle modalità diverse di entrata di questi paesi nell'Europa. Quindi si è formato, in particolare nell'est europeo, ma anche nel sud europeo, si sono formate delle aree sempre più consistenti di cittadini che non sono contenti per le cose come stanno. Ora, nell'est europeo per ragioni identitarie, e ripeto, qui citate l'immigrazione è stato quello che ha fatto la miccia, che ha fatto scattare l'identificazione di questi paesi. Nel sud Europa, pensiamo all'Italia, ma pensiamo all'instabilità permanente della Spagna, pensiamo alle crisi ricorrenti della Grecia, pensiamo alla Francia di Marine Le Pen, nel sud Europa il malessere nasce dal fatto che l'Europa organizzata non ha gestito le crisi e ha creato delle diseguaglianze che non sono accettabili, nel senso che vi sono aree di questi paesi di cittadini che hanno, o di giovani in particolare, che non hanno più opportunità dal punto di vista economico, devono emigrare, devono andare in un'altra Europa. Ecco, professore, facciamo un affondo su questo che sta dicendo. Una delle domande che sono arrivate, più una testimonianza che altro, è di uno dei nostri responsabili della Banco Alimentare, che è una delle grandi doni nate dall'esperienza del movimento, una delle opere caritative più grandi. Dice: io lavoro al Banco Alimentare, abbiamo rapporti indiretti con la Commissione Europea perché gestiamo i fondi europei di aiuto agli indigenti. Ma ci rendiamo conto che a volte le istituzioni europee sono spisse, spesso non a torto, come lontane e dissapevici. A mio avviso la soluzione non è populismo o sovranismo, tuttavia l'esigenza di un'Europa che sia meno tecnocratica e più vicina alle esigenze delle persone, in questo caso quelle più in difficoltà, permane. Come si fa a riformare l'Europa verso questa direzione? Ok, allora questa è una domanda veramente importante che ci porta nella discussione. Allora, primo punto, è evidente che organizzare un continente di 28 paesi, mezzo miliardo di abitanti, lingue diverse, culture diverse, richiede necessariamente una complessità istituzionale, organizzativa che non ha precedenti. Quindi noi dobbiamo dire realisticamente che se è difficile organizzare la vita di una città, è difficile organizzare la vita di un paese, immaginiamo cosa vuol dire organizzare la vita di un continente. Osservo solamente che la Commissione Europea, che è oggetto di tante critiche, la Commissione Europea è
costituita di 55.000 grosso modo funzionari, che è un numero inferiore al personale che lavora con i cicli di volta. Quindi, per capirsi, cioè, quindi è vero che c'è un problema. Loro devono pensare a attività regolative che riguardano il mezzo miliardo di abitanti. Roma è un po' più piccola di mezzo miliardo di abitanti. Allora, quindi ci sono alcuni problemi che sono, come dire, strutturali. Più noi ci allarghiamo e più si creano problemi complessi. Oppure pensiamo, faccio un esempio concreto, la vicenda delle politiche di bilancio, la politica fiscale che è stato oggetto di discussione anche in Italia, il nostro governo che ha dovuto cambiare prima di dicembre la sua politica di bilancio. È evidente che se noi abbiamo una politica monetaria che è gestita dalla banca centrale, che è il modello tedesco, e poi i francesi hanno detto ai tedeschi, benissimo, facciamo la politica monetaria come voi volete, però le politiche fiscali devono essere gestite dai singoli stati. Ora, oggi ci sono 19 stati che adottano l'euro e ognuno di loro ha la sua politica fiscale che risponde ai suoi interessi sociali, alle pressioni elettorali e così via. I tedeschi avevano paura che questa autonomia, decentramento della politica fiscale, potesse far saltare facilmente l'euro. A quel punto, dopo una lunga discussione, viene introdotto il patto di stabilità e crescita, che dice: avete la vostra autonomia, però il vostro deficit rispetto al PIL, soprattutto il tavoloso, non può superare il 3%, il vostro debito rispetto al PIL non può superare il 60%. Ora, per mettere insieme questo tipo di coordinamento tra i governi è stato introdotto un sistema regolativo, per cui oggi, prima di discutere in Parlamento la nostra legge di bilancio, deve andare a Bruxelles, la Commissione deve valutare se è con la legge di bilancio compatibile con le di altre 18 leggi di bilancio e poi ritorna di nuovo al Parlamento italiano e viene approvato. Ora è chiaro che questo è uno svuotamento della democrazia italiana e questo è un problema serio. Ora, qui ci sono due problemi, un problema che è culturale e un problema che è istituzionale. Il problema culturale è che io non mi fido degli altri paesi, diciamo molto francamente, i paesi del nord non si fidano dei paesi del sud e quindi hanno introdotto dei meccanismi regolativi che sono abbastanza vincolanti, si sono, come dire, sono oggettivati e trasformati in amministrazione quasi senza testa. Ora, è un problema culturale. Io credo che noi italiani dobbiamo affrontare questo problema. Dobbiamo affrontare il problema che più si allarga la dimensione, più la reputazione del paese, che è data dalla reputazione delle sue classi dirigenti, dalla serietà delle sue istituzioni, dal modo in cui funziona, questa reputazione conta. Noi non possiamo pensare di andare avanti come abbiamo fatto lo Stato italiano, come abbiamo fatto lo Stato nazionale. In Nord Europa solleva questo problema che si chiama l'azzardo morale. Abbiamo tutti la stessa bilancio, però ci sono alcuni che spendono di più di quello che producono e quindi pensano che ci sia qualcun altro che li aiuta. E ovviamente ogni volta che io vado a tenere conferenze o lezioni in Germania mi dicono: ma com'è possibile che la fiscalità generale debba pagare il comune di Roma? Non ce l'ho proprio Roma da morire, non è che ce lo dico mezzo subito, però obiettivamente che Roma sia ancora pagata dalle tasse degli italiani e non sia in grado di autogovernarsi, è evidente che questo crea dei malesseri, poi nascono i movimenti nel nord dell'Italia che dicono: ma perché dobbiamo sostenere, cioè, qui l'autonomia di queste regioni? Ma dietro quel fenomeno c'è un malessere del fatto che ci sono alcuni che hanno speso più di quello e non si sono posti il problema di far funzionare il loro equilibrio di bilancio. Quindi c'è un problema culturale, ma c'è anche un problema istituzionale. Il problema istituzionale è che si è stato creato un'idea d'Europa che è un'idea di Europa in cui non ci coordiniamo ma ci vincoliamo. Ora, questa idea di Europa, secondo me, è un'idea di Europa che io trovo illiberale, se posso dire così. Perché? Perché si può stare insieme sulla base di un altro patto, che è quello che continuo a proporre nei miei articoli e nei miei studi soprattutto, cioè il patto che dice le democrazie nazionali devono essere preservate. Noi non possiamo pensare di costruire un'Europa che è uno Stato nazionale in grande. C'è una sorta di ossessione statalista nella cultura pubblica e politica europea che ci
a pensare che se non costruiamo uno Stato non è possibile esercitare l'autorità. Come lo dico ai miei studenti, c'è quasi un'ossessione weberiana. Io sono un grande studioso di Max Weber e credo che sia stato uno dei grandi studiosi di scienza sociale. Ma Weber diceva: senza lo Stato non si esiste, lo Stato è la modernità politica. Le cose non è vero che stanno così a livello della costruzione degli Stati nazionali, ma non stanno necessariamente così a livello della costruzione di un'Unione. E qui, ovviamente, la mia esperienza, essendo stato per molti anni negli Stati Uniti, avendo studiato gli Stati Uniti e la Svizzera, lì quella è un'esperienza in cui si parte non per costruire uno Stato, ma per costruire un'Unione. Allora, il concetto decisivo per me è: qual è l'Unione che voglio costruire? Io voglio costruire un'Unione che garantisca alle democrazie nazionali le loro competenze, le loro politiche, le loro elezioni, e poi mette in comune a livello sovranazionale quelle poche ma fondamentali politiche che da sole non ci hanno in grado di governare. Penso alla sicurezza, penso alla difesa, la protezione del territorio, penso alle politiche estere, penso alla politica della moneta. Ci sono 6, 7, 8, non lo so, 10 politiche che è meglio fare insieme, ma molte altre politiche devono avere a livello nazionale. Va bene, 26 andiamo a votare. Eh? Dico 26 andiamo a votare. Sì, andiamo a votare, certo. Deve essere sicuro. Uno dei problemi che hanno sollevato le governo riguarda il ruolo di come le fake news stiano influenzando queste elezioni. Se Marinella vuole dire. Allora io volevo fare questa riflessione insieme. Cioè, mi sembra che sia sempre più evidente che soprattutto attraverso i social media sia possibile non solo appunto influenzare l'opinione pubblica, ma proprio anche creare realtà parallele con messaggi costruiti ad hoc sull'utente e quant'altro, fino a indurlo a una percezione anche distorta della realtà. E questo, diciamo, si è visto molto bene nel caso della Brexit, che lei ha citato prima, e con lo scandalo di Cambridge Analytica, quindi appunto l'uso di dati raccolti anche in modo non proprio trasparente per fare pubblicità politiche a favore, in questo caso, del Leave, targetizzate proprio sul, addirittura sul singolo cittadino. Ora, se sul lungo periodo si pone evidentemente un problema educativo, perché c'è anche, come dire, un'alfabetizzazione, no, nell'uso dei social media, sul breve periodo, ripenso sul brevissimo periodo, visto la scadenza elettorale imminente, mi chiedevo se può esistere un rischio analogo appunto a livello europeo, a livello elettorale, insomma, nelle elezioni europee che avremo tra 15 giorni, e se secondo lei c'è qualche rischio più in generale per quella che è la democrazia, insomma, quella che ancora chiamiamo democrazia. Sì, io penso che il rischio è evidente. La Commissione europea, come sapete, ha fatto un documento recentemente in cui chiede a tutti i paesi di aumentare la vigilanza sui social media. Ne sono stati chiusi 28 siti proprio qualche giorno fa. Quello è un esempio evidente della, diciamo, della ingenuità e anche della fiducia positiva importante che abbiamo avuto verso l'apertura, anche sul piano della globalizzazione. Per tutti noi è stato visto come un processo di apertura, finalmente, di respiro, di libertà, masse sterminate di contadini impoveriti in giro per il mondo finalmente si sollevavano dalla miseria della povertà e rientravano nei mercati civili. E la stessa cosa è avvenuta con l'informazione. Però tutto questo ha avuto dei controeffetti che non abbiamo, non eravamo preparati per gestire, così non eravamo preparati per gestire gli effetti inegualitari della globalizzazione e non eravamo preparati per gestire questo meccanismo delle fake news, della falsa informazione. Ora, su questo ci sono ovviamente anche di nuovo degli aspetti culturali. Noi dobbiamo investire di più nella formazione, nell'educazione. Questo deve essere l'obiettivo prioritario di ogni governo.
ma anche non vedo nessun investimento serio da parte dell'attuale governo italiano, anche in altri governi. Dobbiamo dare più strumenti perché la gente possa, ogni singolo individuo, ogni singola persona possa sentirsi responsabile. Poi dall'altra parte ci sono aspetti anche più strutturali, ci sono paesi, in particolare in questo caso la Russia, che hanno un interesse a dividere l'Europa, che hanno un interesse a trasformare l'Europa in una, come si diceva una volta, espressione geografica, perché più l'Europa è divisa al proprio interno, più questi paesi riescono a negoziare con ognuno di questi membri dell'Unione Europea con condizioni vantaggiose. La stessa cosa fanno gli Stati Uniti, la stessa cosa fanno gli Stati Uniti. Trump non ama l'Europa Unita. Contrariamente a tutti i precedenti presidenti, Trump non vuole negoziare con il blocco dei 27 o 28 paesi europei, vuole negoziare con ognuno di loro, e la stessa cosa fa la Cina. Ora, qui siamo di fronte a un passaggio storico che è veramente una terra incognita. Gli Stati Uniti che hanno reso possibile il processo di integrazione, che hanno consentito la formazione di istituzioni multilaterali, che hanno creato quel meccanismo che si chiama lì ordine liberale, sono oggi tra i più accaniti avversari di tutto ciò. In questo loro progetto incontrano nella loro strada l'Europa e la valore dimensionale. E questo è un problema abbastanza serio. Dall'altra parte la Russia è uscita da quelle che loro ritengono siano le umiliazioni successive alla guerra fredda, con l'idea che non ha più bisogno di minacciare l'Europa con i carri armati o di invadere Budapest o Praga come ha fatto nel passato, ma di invaderla con gli strumenti tecnologici. E questo vale per l'Europa come per gli Stati Uniti. Si è scoperto dopo la campagna elettorale del 2016 che in Texas c'era una vecchia fabbrica disabitata dove c'erano circa 700-800 giovani che lavoravano per un'agenzia russa che doveva dare cattive informazioni durante la campagna elettorale. Quindi è evidente che questi paesi si stanno riprendendo dalle vincite. L'Europa per loro è cresciuta troppo e quindi va ridimensionata. E la Cina fa lo stesso gioco. Fa un gioco fondamentalmente commerciale per ora, ma la Cina è anche un paese della potenza che ha anche un modello culturale. Non dimentichiamolo che ha un modello culturale, per darvi un'idea, io ho insegnato in Cina non molto tempo fa, io avevo circa 60-70 studenti di questo corso di dottorato a Nanchino, e a un certo punto chiedevo, ma è chiaro cosa sto dicendo? Vedo che parlo tra di loro e si alza una persona sola che dice sì, è chiaro. Come è chiaro una persona sola per 65 persone? Ma tu che cosa pensi? È chiaro quello che ho detto? C'è una persona che rappresenta 65, la testa, il cuore, le emozioni di 65 persone. E vedete, qui siamo di fronte a delle strutture gerarchiche che sono in qualche modo antitetiche con il nostro senso della libertà personale. Quindi da questo punto di vista è bene che noi apriamo questa riflessione, usiamo il Parlamento, del Parlamento europeo per aprire una riflessione più generale sul fatto che questa Europa esiste fino a quando noi ci impegniamo a farla esistere. Lei ha parlato di Europa come libertà ed è un binomio che appunto io non riesco a scollegare, cioè per me l'esperienza di essere cittadino europeo coincide con un'esperienza di libertà. E volevo appunto fare un affondo su questo punto. Faccio un pochino di storia. Nel 1987 Don Luigi Giussani venne invitato all'Assemblea della Democrazia Cristiana dall'allora segretario Ciriaco De Nita a parlare appunto di come vedeva la politica. Siamo a due anni dopo crollerà il muro di Berlino, non c'è stata ancora Tangentopoli, De Nita è al culmine del potere, riceveva qui a Roma i giornalisti in costume da bagno alla piscina del Rito, questa la dice lunga anche su come considerava la nostra categoria. Ancora insomma non era iniziato quel processo di disaffezione alle istituzioni che porta alla situazione odierna. Don Giussani invitato avrebbe potuto parlare di fede politica, come noi stasera avremmo potuto parlare, non so, di fede politica e di Europa. No, Don Giussani invece pone al centro della riflessione l'uomo, e lo pone partendo da quello che definisce il senso religioso, cuore, origine del desiderio. La politica serve se è uno strumento a far crescere il desiderio. Il potere, il partito, non ha un valore in sé. Serve per valorizzare quello che c'è nel cuore dell'uomo. Ma ancora più rivoluzionariamente, Giussani afferma che il punto non è neppure per i cristiani fare un'opera.
il corpo intermedio è strumento, serve, se fa educare io, la persona. Ecco, professore, lei in uno dei suoi editoriali ha posto al centro della riflessione la famosa casalinga di Voghera, citando l'espressione di Alberto Albasino, cioè per dire la politica ha un senso se il singolo individuo è valorizzato. Secondo lei, andando verso queste elezioni, possiamo tenere a barra questi elementi? Non so rispondere a questa domanda perché è molto complessa. Quello che io posso rispondere è di capire come collocare la riflessione che ha fatto Paolo nelle mie categorie. Diciamo, noi abbiamo, per molti aspetti, noi europei abbiamo inventato la politica. E la politica significa, al di là del dibattito teorico, significa una cosa molto semplice. Significa la capacità di rispondere a dei problemi collettivi, in modo da rendere ognuno libero poi di pensare alla sua ricerca spirituale, personale, della felicità, quello che ognuno vuole cercare. Quindi per noi la politica è un bene comune. E per questo motivo io penso che chi fa politica merita un grande rispetto, perché si deve mettere al servizio di un bene comune, che richiede molta empatia, capacità di ascoltare, senso degli altri, ma richiede anche competenza. E qui c'è un problema storico delle democrazie liberali, perché le democrazie liberali da un lato pongono il problema che il potere deve beneficiare del consenso, ma dall'altra parte sono subito preoccupate di dire che il consenso deve essere esercitato dentro le forme previste dalla Costituzione, che vuol dire deve tenere presente il punto di vista di corpi, di istituzioni che non sono dipendenti dal consenso. Io non sono il direttore del Dean di Scienze Politiche alla LUIS perché sono stato eletto, e io sono lì perché sono uno studioso che si merita sul campo, sulla base della mia competenza, la responsabilità che assumo. E quindi non posso io essere dipendente dalla politica, devo anzi essere un elemento di freno, di contenimento della politica. Più la politica è contenuta, e più la politica esercita la sua funzione esistenziale. Per questo, nelle cose che scrivo, che dico, io trovo assurdo che sia la politica a scegliere i primari degli ospedali, che si decida chi devono essere i direttori delle reti televisive. Non è questo il compito della politica. Ricordo che da ragazzino andavo a lezione e c'era un professore che si chiamava Roberto Bobbio, e noi con i padroni corti eravamo un po' stupidini a quell'età, insomma, è facile esserlo, e quindi diciamo bisogna estendere la democrazia, bisogna estendere la democrazia, e Bobbio con il suo naso accigno ci viene vicino e dice: senta, ma se lei sta male e va in ospedale, la prima cosa che domanda è: il chirurgo è stato eletto oppure il chirurgo è bravo? Io intanto mi sono sentito uno stupido totale, però questa frase mi ha consentito di capire che ci sono degli ambiti in cui la politica non deve entrare, ma deve entrare la competenza, e ci deve essere un equilibrio tra competenza e consenso, senza il quale non può funzionare una democrazia liberale. Ma faccio un passo ulteriore: la politica ha una tendenza a predominare. E in questo c'è una tradizione europea, viene chiamata generalmente giacobina, in cui lo Stato è, diciamo, la centralizzazione dell'autorità, è quell'autorità che decide cosa insegnare dalle 10 alle 11 in tutti i licei della Repubblica o del Regno. Ora, io credo che questo non debba essere così. La società liberale sono società pluraliste, sono società in cui ci sono interessi, visioni, valori, organizzazioni plurime, e il compito della politica è consentire a queste organizzazioni di poter alimentare la loro missione, la loro vocazione, la loro attività, in modo che più il mondo è plurale, più è difficile che si creino dei meccanismi di faziosismo uno contro l'altro, perché quando una persona ha solo un'idea, quell'idea diventa, come dire, non negoziabile. Quindi io quello che ho preso riflettendo sulle democrazie liberali è soprattutto questa importanza del pluralismo. La politica è forte se è limitata,
e soprattutto deve essere limitata dalla competenza, specialmente in alcuni ambiti. Io voglio che i membri della Corte Costituzionale italiana siano dei giuristi di valore, non mi preoccupo che siano stati vicini all'uno o l'altro partito, e soprattutto deve essere limitata da una società plurale, da una società in cui c'è una visione diversa, perché quella diversità alimenta il dialogo, ci fa pensare, ci fa ragionare. Che vita sarebbe stare in un posto dove tutti la pensano allo stesso modo? Io penso che sarebbe abbastanza complicato. E contemporaneamente ci deve essere un mercato aperto, perché la politica, se la politica controlla la formazione della ricchezza, è facile credere dei cittadini che sono dei dipendenti dalla politica. Quindi dobbiamo anche su questo piano cercare di avere, specialmente in Europa, ma in un paese come il nostro, questa idea pluralista della politica. Più il mondo è plurale, più è aperto e più è libero. Posso citare una frase di Rougemont, lo scrittore di Svizzera morto recentemente: mai affidare a un'unità più grande quello che può essere fatto dalla più piccola. Quello che può fare la famiglia non deve farlo la municipalità. Quello che può fare la municipalità non lo deve fare la regione. Quello che può fare la regione non lo deve fare il governo centrale. Sono arrivate due domande su uno dei punti caldi delle nostre lezioni, che è il tema immigrazione. Chi è che voleva fare? Buonasera. Sì. Lei come vedo non mi avete scritto. Il tema dei migranti domina in buona parte il dibattito politico italiano. Al di là delle opinioni personali in merito all'argomento e alla valutazione se sia giusto o meno che abbia questa predominanza rispetto ad altri temi, vorrei chiederle di chiarire quali siano i temi della questione a livello di politica UE. Perché ci sentiamo così abbandonati quando si tratta di accoglienza di migranti? È davvero così? Puntando i piedi e chiudendo i porti, siamo più ascoltati o ancora più isolati? Quali sarebbero i nodi da sciogliere? Penso per esempio al regolamento di Dublino. C'è la volontà politica di farlo? E da ultimo, quali prospettive abbiamo davanti in questo senso dal 27 maggio in avanti? Questa è una domanda da un milione di euro. Cioè. Ci potremmo fare tutto di cuore. Esatto. Ok, cominciamo dalla cosa più piccola, tecnica, e poi proviamo ad allargare. La politica dell'immigrazione, vi dicevo prima, a Maastricht, quella logica che funziona ancora per il mercato, la Commissione, il Consiglio, il Parlamento, votano la maggioranza, c'è la Corte Europea di Giustizia che controlla la costituzionalità dei provvedimenti presi, questa logica, a partire da Maastricht del 1992, non viene adottata per le politiche che erano tradizionalmente vicine alla sovranità nazionale, tra cui l'immigrazione. L'immigrazione, perché dice la sovranità nazionale? Che vuol dire chi controlla il territorio? Lì si giocano le elezioni, ma si gioca proprio la stessa, come dire, identità di uno Stato. Ora, da Maastricht in poi, questa politica è stata monopolizzata dai governi. I governi prendono decisioni, come dicevo prima, attraverso l'unanimità. Quindi, se nel mercato abbiamo l'integrazione attraverso la legge, Gabriele sa benissimo di che cosa si tratta, né in queste politiche abbiamo invece l'integrazione attraverso il coordinamento volontario. Coordinamento, guardate l'aggettivo, volontario. Non c'è la possibilità da parte della Corte di dire lo Stato A non ha rispettato una direttiva e quindi deve essere sottoposto ad una multa, gli si dà un anno o due anni di tempo per rimediare, perché qui il coordinamento è volontario. Ora, apro un caveat, per questo è importante il Parlamento Europeo, perché noi dobbiamo sostenere al Parlamento Europeo quelle forze che ci dicono noi vogliamo avere una voce in queste politiche che incidono sulla vita dei cittadini e non invece ridurla il ruolo del Parlamento Europeo. Ok, chiudo il caveat. I governi nazionali ovviamente non si mettono d'accordo perché alcuni perché vogliono difendere la loro purezza etnica, altri perché si devono fare i conti con una scadenza elettorale dietro l'angolo e quindi sanno che se arrivano troppi immigrati, in particolare rifugiati, possono perdere le elezioni. Quindi la conclusione è che in questo Consiglio dei Ministri degli Interni di 28 paesi non si prendono decisioni.
se la Commissione decide di proporre la distribuzione di quote di rifugiati siriani, i paesi che fanno parte dell'Unione possono dire no, noi non accettiamo, perché il coordinamento è volontario, noi ci dobbiamo basare sulla loro disponibilità. Allora, qui mi porta il governo italiano, ma non è che voglio polemizzare, dico semplicemente, siccome Aristotele mi ha spiegato che non si può ragionare sulla base di una cosa non può contraddire l'altra, ora il governo italiano dice l'Europa ci ha lasciato, è vero, l'Europa ci ha lasciato soli, Lampedusa non è italiana, è europea, è la frontiera meridionale dell'Europa. Poi però andiamo al Consiglio dei Ministri e stiamo con quei paesi che vogliono che non si decida sulla politica migratoria. Ma allora bisogna decidere, perché se io sono in casa a fare una campagna contro l'Europa matrigna e poi però sto in Europa con quelli che non vogliono che l'Europa faccia qualche cosa, è evidente che c'è una grande contraddizione. Prendiamo Dublino. Dublino fu pensata nel 1990, quando ancora non c'erano grandi massicci movimenti migratori, e l'idea era: il paese di primo arrivo si fa carico degli immigrati che arrivano, deve registrarli, numerarli, schedarli, in modo da poter poi capire quelli che hanno diritto, non hanno diritto e così via. Ma dal 1990 alla crisi della metà di questo decennio, cose sono cambiate in modo radicale. Noi abbiamo una sovrappopolazione in Africa, abbiamo guerre civili come quelle della Siria che hanno messo in discussione l'esistenza di intere comunità, bambini a rischio. È chiaro che questi cercano di fuggire, quindi noi ci siamo trovati di fronte all'arrivo di milioni di persone con però un sistema istituzionale, un topolino in cui i governi dicono anche: ma noi siamo nel nord Europa, quello che avviene a Lampedusa non ci riguarda, loro non hanno le coste di fronte alla Libia o di fronte all'Africa, quindi non avevano questa preoccupazione. Allora come se ne esce? Se ne esce dicendo che non può essere deciso all'unanimità, la politica migratoria deve essere una politica che deve diventare pienamente europea, un passo ulteriore. Noi abbiamo abolito le frontiere interne, per cui giriamo già in Francia, in Germania, nessuno ci blocca, non abbiamo più il problema dei controlli, quelli della mia età sanno cos'erano i controlli alle frontiere, eccetera, eccetera, però non abbiamo costruito una protezione esterna. Quindi non abbiamo una polizia frontiera europea che è indipendente dagli stati nazionali. Per cui se c'è un afflusso massiccio anche con elementi pericolosi nei paesi del sud Europa, questo problema della sicurezza non può essere affidato alla polizia greca che deve fare i conti con quante sono 2500 isole, come può farlo? È evidente che quello è un problema europeo. Però la richiesta di andare in direzione di creare una struttura di sicurezza all'Europa e se ne è sempre bloccati da quel voto all'unanimità che regola la politica migratoria. Quindi la prima cosa che dobbiamo fare è dire la verità. Io credo che il compito della politica è soprattutto di dire la verità in un mondo in particolare dove si dicono bugie, dove si guarda la simpatia dell'ultimo momento. Bisogna dire la verità. La verità è che questo sistema istituzionale non funziona, e io perché sono europeista voglio che il Parlamento europeo faccio una battaglia perché la politica migratoria diventi una politica solo nazionale, non nazionale. Noi definiamo a livello della Commissione europea il fuso orario e non cambiamo la politica migratoria. Mi sembra una cosa insensata. Ora, sono gli europeisti che devono fare questo, perché se l'Europa non funziona, abbiamo vento nelle vele dei sovranisti. Chi vuole difendere questo bene pubblico che l'Europa è integrata? E sappiamo che il ritorno ai nazionalismi, avete visto il processo in Jugoslavia, non è mai un ritorno pacifico. Chi vuole difendere questo bene pubblico deve chiedere anche all'Europa di cambiare. Faccio un'ultima osservazione: è chiaro che il problema dell'immigrazione è un problema complessivo, e quindi bisogna preparare il pubblico, le opinioni pubbliche, le classi dirigenti, a renderci conto che siamo circondati, pensate semplicemente al continente africano, da aree di milioni di persone, di sovrappopolazione, senza i mezzi per affrontare decentemente le possibilità di vita di quelle popolazioni. Quindi bisogna che l'Europa si ponga a questo problema, che non sia più opportunista
come è stata fino ad ora. C'è l'America che protegge noi, c'è l'America che pensa alla nostra sicurezza. Siamo noi. Come è venuta la crisi degli immigrati? Per la crisi siriana. E chi c'era in Siria? C'era l'Europa per caso in Siria? No. Cioè noi abbiamo la Siria, la cui crisi ci trasforma, e non siamo presenti, non abbiamo una politica estera, non abbiamo una politica economica internazionale. Ora è chiaro che non possiamo andare avanti in questo modo. Quindi io trovo che il dibattito tra chi dice chiudiamo le frontiere, chiudiamo i porti, è insensato, ma anche chi dice ma sì, continuiamo come prima, non può funzionare. Noi dobbiamo trovare un equilibrio tra la sicurezza che dobbiamo dare ai cittadini europei e l'esigenza di solidarietà, di ospitalità, di consenso, di aiuto umano che dobbiamo dare a popolazioni che sono molto più sfortunate di noi. Questo devono fare le classi dirigenti, non devono vincere la simpatia del piccolo elettore, del grande elettore, devono dare soluzioni equilibrate a problemi di questa natura. Siete stanchi? No. Avete un cuore. Mi fa stare anche in piedi. Rispondendo alla domanda precedente, cioè non ci può essere idea di Europa senza un'idea compiuta di bene comune, cioè qual è il bene comune che unisce i 27 Stati membri dell'Unione Europea? C'è una domanda in questa direzione. C'è stato un appello comune di Confindustria e i sindacati, e le tre organizzazioni sindacali. E mi è capitato di leggere un suo articolo su Sole 24 Ore. Cito. In un ordine economico interdipendente, la divisione inevitabile tra interessi sociali non deve precludere il riconoscimento di un comune interesse nazionale. Ecco, mi veniva questa osservazione. Come questo interesse comune nazionale all'interno dello scenario dell'Unione Europea arriva poi al bene comune dei singoli, dei cittadini, ciascuno di noi. Guarda che siete proprio organizzati per fare domande complicatissime. Io non so se ho studiato abbastanza, questo è quello che posso dire. Allora, diciamo, anche qui, quadro generale. Con l'integrazione europea, ad esempio che facevo prima di Brexit, noi siamo entrati in un'altra epoca storica. Mi rendo conto che molti nelle classi dirigenti, nelle elite politiche, non se ne sono resi conto. Noi siamo entrati in un'altra epoca storica. La chiamiamo l'epoca dell'interdipendenza. Quello che io faccio a Roma ha conseguenze in Lussemburgo o a Roma. Quindi quello che noi dobbiamo pensare è che dentro le società nazionali non si può continuare a pensare come si pensava durante il periodo, come detto, della industrializzazione e urbanizzazione. In quel periodo si riteneva che ci fosse una particolare o fondamentale divisione, quella che noi diciamo nel gergo, tra sinistra e destra. Interessi sociali di un certo tipo versus interessi sociali di un altro tipo. Quello che io penso è che in realtà con l'interdipendenza questa divisione sociale è diventata meno rilevante di altre divisioni sociali. Per questo, se in questa interdipendenza Brexit diventa un fallimento, quel fallimento lo paga sia l'impresa, l'imprenditoria inglese, ma anche le trade union, i sindacati inglesi. Non c'è nessuno che può dire io non sono su quella barca. E quindi l'idea della politica, del conflitto, della divergenza di interesse deve essere ripensata. Per questo in quell'articolo io sostenevo che ci sono delle aree, degli ambiti in cui dobbiamo trovare ciò che ci unisce, non accentuare costantemente ciò che ci divide. È chiaro che c'è chi vive bene e chi vive male, è chiaro che ci sono coloro che vivono in periferia e coloro che vivono nel centro delle città restaurate. Tuttavia ci sono degli interessi comuni che vanno individuati, vanno visti. Questo è un lavoro dal punto di vista intellettuale, scientifico, gigantesco, perché dobbiamo ripensare a come stare
come comunità nazionale. Dobbiamo trovare degli elementi che ci vengono in comune, non solo sul piano dei valori politici e costituzionali, ma anche sul piano degli interessi. E questo articolo era un tentativo, vi dico, che ho avuto parecchie critiche ovviamente da una parte e dall'altra, perché dicono no, no, non è così. Ora, il secondo passaggio è che quando stiamo in questa Europa, e vi dicevo c'è un'Europa sovranazionale, quella di Delors, quella che aveva pensato De Gasperi, ma c'è anche sempre di più un'Europa intergovernativa. E io ho commentato che la Germania, che era inizialmente sovranazionale, e dopo l'unificazione è diventata sempre più intergovernativa. Quindi le decisioni vengono prese a livello dei governi nazionali su politiche cruciali. L'esempio che vi ho fatto prima, l'immigrazione. Arrivano gli immigrati, in particolare i rifugiati siriani in Germania, fa un accordo con la Turchia di Erdogan, chiede ad Erdogan di fermarli in Turchia, in cambio la Germania chiede all'Unione Europea di pagare 6 miliardi di euro ad Erdogan e soprattutto di riaprire la cosiddetta procedura per farlo entrare nell'Unione Europea, cosa che evidentemente non avrà nessun esito. Chiaro che se io i rifugiati siriani li blocco verso la Germania, quelli si spostano verso la Libia e chi ne paga conseguenza l'Italia. L'Italia fa lo stesso meccanismo con il governo Gentiloni e con Minniti, si spostano in Spagna. L'acqua passa sotto le fessure delle porte. Non si può pensare che se io chiudo la porta non passi l'acqua. Ora, perché dico questo? Perché i governi contano, non sono gli unici attori, ma i governi contano. Allora, è evidente che noi come paese dobbiamo darci un senso di cosa deve fare un governo italiano che rappresenta degli interessi nazionali. Ora, tenete presente che io parlo neanche negli articoli di interesse nazionale, ma mi guardo di precisare ogni volta che una cosa è l'interesse nazionale, una cosa è l'identità nazionale, un'altra cosa è il nazionalismo. Il nazionalismo è un sentimento di esclusione dell'altro, di antagonismo verso l'altro. L'identità nazionale è un sentimento di inclusione. Quello che mi rende italiano è il fatto che faccio questo dibattito qui, non lo potrei mai fare in un luogo come questo, in qualsiasi altra parte del mondo. Quello che mi rende italiano è il fatto che sono una città come questa. Questi elementi sono costitutivi della mia identità, non è un errore dire io mi riconosco come italiano, ma contemporaneamente devo fare sì che come italiano faccio parte di un progetto europeo. Il fatto che sia italiano europeo mi arricchisce, non mi indebolisce. Il fatto che io sia romano, marchigiano, piemontese, italiano ed europeo mi arricchisce. La nostra identità si rafforza dalla ricchezza di questa pluralità della vita europea. Ora, è per questa ragione che, secondo me, noi non dobbiamo più aver paura dell'interesse nazionale, perché l'abbiamo abbandonato e questo interesse nazionale viene usato dalla destra nazionalista, come se il nostro interesse nazionale sia quello di chiudere i porti. Ma noi ci deve essere un dibattito pubblico e dire qual è l'interesse degli italiani. Noi dobbiamo rendere la sicurezza, ma anche garantire l'umanità e l'ospitalità. Questo è l'interesse nazionale, è qualcosa che va costruito attraverso la democrazia, attraverso il dibattito, attraverso le idee, gli argomenti. Non dobbiamo aver paura di sentirci italiani, perché poi se siamo dei bravi italiani, secondo me siamo anche dei bravi europei. E tra italiani e europei non c'è contraddizione, come tra sovranità italiana e sovranità europea, non c'è contraddizione. Chi gli dice il contrario? Secondo me ha degli altri scopi. Beh, molto interessante quello che dice il professore. Soprattutto perché in una visione così c'è un posto per ciascuno di noi. Io non sono in grado di riformare il rapporto tra Parlamento europeo e Commissione, però di andare nel mio quartiere e incontrare l'altro, secondo la visione che ci ha appena descritto Fabrini, questo lo posso fare. Nella mia scuola, nel comitato di quartiere, nel mio condominio, questa è una cosa che posso fare. C'è spazio per una domanda del pubblico? Intanto devo ringraziarla perché ha avuto, come dire, anche una chiarezza nel descriverci lo stato di crisi, no? In cui siamo in questo momento, e anche l'importanza storica di questo momento in cui ciascuno, anche come rettore, può dare il suo contributo. Abbiamo capito una sua
frase in cui ha detto che uno dei problemi che sentite d'Europa è che non ci coordiniamo ma ci vincoliamo, perché mi sembra che esprima in maniera chiarissima perché tanti sentono l'Europa come un braccio al collo. Dentro questo, lei vede in atto delle esperienze, degli esempi virtuosi di quella che appunto, perché è come se non ci coordiniamo tutti noi, ma soggetti che siamo in grado di coordinare, non soggetti che hanno ancora questa idealità da cui l'Europa è nata e che ci ha fatto capire benissimo quali sono le persone sul tappeto oggi, no? Quindi lei vede delle esperienze, dei soggetti virtuosi da questo punto di vista che hanno questa età, a parte lei comunque della sua, del suo insegnamento, questo articolo che ha dato un contributo, però ecco, vede a livello proprio anche europeo soggetti che portano avanti in maniera chiara, no? questo tipo di percorso. Ci sono delle forze, ci sono dei individui, io sono che hanno più sensibilità a questo. Cioè, diciamo, io ho un doppio problema, ma questo lo dico non solo come studioso, ma anche come cittadino italiano. Intanto non si può stare in una casa se non ci si rispetta reciprocamente. Quindi c'è un problema degli altri di rispettare gli italiani e c'è un problema degli italiani di rispettare se stessi. Cioè, noi dobbiamo. Non è, il problema della reputazione non è un problema astratto, è un problema di autostima. Un paese è fatto di persone che devono essere, sapere qual è la loro realtà, la loro storia, devono essere orgogliosi di se stessi. Dico questo perché l'altro aspetto è che, contemporaneamente, se io ho questa percezione, e credo insomma, personalmente di averla, come ha visto Gabriele anche a Denver recentemente nel dibattito, io non temo di dire, guardando negli occhi il mio amico tedesco, il mio collega francese, tu sbagli, non sono d'accordo, non va bene così. Questo non è un progetto che va bene per tutti coloro che stanno insieme. L'Unione Europea si basa su un principio, tutti gli stati sono uguali. Ovviamente l'eguaglianza tra Malta, 400.000 abitanti, e la Germania, 82.000 abitanti, è un'eguaglianza più formale che sostanziale, ma noi dobbiamo pensare che questa Europa sta in piedi, cresce, se ci rispettiamo come uguali. Questo mi porta alla considerazione che spesse volte conta la forza, perché la Germania è grande, la Francia sono grandi, ma vi devo dire, contano anche gli argomenti, la capacità persuasiva. Noi abbiamo avuto dei politici, ma pensate a Mario Draghi, pensate a Mario Draghi. Mario Draghi era stato pensato da buona parte delle elite del Nord Europa come uno che rimaneva prigioniero di interessi più ampi, e lui con la sua pazienza, ma determinazione, ha obbligato due governatori della Banca Centrale Tedesca a dare dimissioni. Noi dobbiamo costruire un paese che non si deve sentire sempre inferiore, né può avere delle uscite per cui noi siamo superiori perché abbiamo avuto il Rinascimento, ma questo è un paese che guarda gli altri negli occhi. Ma se io posso guardare gli altri negli occhi, se però ho anche il coraggio di guardare me stesso negli occhi e di riconoscere i difetti e i limiti che ho, per questo mi autorizza a criticare per esempio i tedeschi che si sono accontentati di questa Europa intergovernativa, che fa gli interessi della loro impresa, fa gli interessi della loro società. Guardate gli atti, più della metà degli italiani amano l'Europa ma si sentono insoddisfatti per come funziona l'Europa. In Germania solamente un terzo è soddisfatto, la maggioranza schiacciante è soddisfatta. È importante la Germania, è importante. Cioè noi dobbiamo avere un grande rispetto per la Germania. La Germania ha fatto delle cose che nessun altro paese ha mai fatto, ha aperto una autocoscienza collettiva, che è una autocoscienza collettiva incredibile. La riflessione sull'Olocausto, che è stata avviata da partire dagli anni 60, ha cambiato la stessa identità di quel popolo. In altre parti del mondo dove sono stato, pensate in Giappone, non si è mai posto il problema, ma cosa abbiamo fatto nella seconda guerra mondiale? Per l'altro, per il mondo giapponese è ancora una forma di difesa dall'eventuale aggressione. La Germania non ha fatto questa cosa. Quindi noi dobbiamo guardare la Germania come un paese importante, un paese responsabile, però è anche un paese con i suoi difetti. Ora, quello che io imputo all'elite politica italiana
è quello di non avere la preparazione, la determinazione, la serietà di andare in Europa e farsi rispettare senza aggredire, ma portando argomenti. Questo vuol dire studiare, capire, leggere, ascoltare, vuol dire un lavoro di umiltà intellettuale. Io faccio il professore, ma mi sento un ignorante pazzesco, non so un sacco di cose, e più studio più mi sento un ignorante. Com'è possibile che ci sia della gente che pensa di sapere tutto senza aver mai fatto una riflessione? È evidente che poi non ci prendono seriamente, quindi ringraziamo il professore per essere stato con noi. L'applauso che ci ha appena stato è la testimonianza migliore della stima e della sincerità della sua testimonianza. La ringraziamo di cuore. Grazie a voi, grazie a tutti voi. Portiamo a casa questa sera questo lavoro sull'io a cui il professore ci ha invitato, che a quanti tra di noi so che ogni tanto serpeggia un po' questa obiezione relativa al fatto che in fondo lavorare su una persona è troppo poca cosa rispetto alla complessità dei problemi. Mi permetto di segnalarvi, di porre la vostra attenzione quella esperienza che quest'anno festeggerà 40 anni, che è il meeting di Rimini. Ora, il meeting di Rimini in Europa è considerato l'unico e il più grande evento di discussione libera e culturale che esista nel continente. Questo non lo diciamo noi, lo dicono gli altri, nel senso che non esiste in Europa una cosa analoga, non esistono delle cattoliche di Schack della Germania, non esiste in Irlanda con il meeting delle famiglie cattoliche. È uno spazio di libertà e di confronto unico in Europa, tant'è che quest'anno si è autoinvitato, cioè non è che sono andati a invitarlo, si è autoinvitato il segretario della Lega Araba, cioè ha telefonato chiedendo se poteva venire. Allora, perché dico questa cosa qua? La dico perché il meeting di Rimini, per chi conosce la sua storia, ci sono anche dei libri che la raccontano, è nato realmente da quattro amici a bar, cioè da quattro amici che mangiando la pizza e vivendo i turisti che andavano su giù per Rimini, o le famiglie per fare la spiaggia, altri per fare altre cose, hanno chiesto e si sono domandati: non c'è una proposta che noi possiamo fare? E da lì è nata tutta la dinamica del meeting, veramente quattro io in azione. Dico questo perché veramente, secondo quanto ci ha detto Fabrini, c'è un posto per ciascuno di noi, c'è un posto per ciascuno di noi in questa storia e non dobbiamo tirarci indietro. All'uscita ci sono alcuni strumenti per continuare il lavoro iniziato questa sera: il volantino di comunione e liberazione, i libri di cui vi ho già parlato prima, in particolare vi propongo il manuale di autodifesa europeista di Sergio Fabrini. Vi consiglio il video del Centro Culturale di Milano, sono reperibili su YouTube, sono quattro incontri sull'Europa: migrazione, welfare, problemi economici e destino dell'Europa. E poi ci sono i due siti, quello elezioni-europee.eu per avere tutti i dati tecnici su come votare, e il sito del Ministero dell'Interno per sapere chi c'è nel proprio collegio e chi votare. Vi ringrazio dell'attenzione e buona serata.